Basta che non mi schianto. Sembra una cosa abbastanza disdicevole. Molto piano, proprio ripeto per attenuare il più possibile il rumore del vento. Poi c'è l'indicazione per l'acqua potabile, sulla destra c'è il fiume Sarco. Alla sinistra ci sono le passeggiate e la città. Come dicevo l'altra volta, Bolzano si pedala tutti i giorni, tutti i giorni dell'anno. Si sentono i rumori dei camion dell'autostrada. È una continua carovana, per certi versi affascinante. Qui c'è un miglio che indica ci sono 94 km dal confine del Brennero, dal passo del Brennero. C'è gente che fa running. Massimo rispetto. Sto dando una andatura di 8,5 km, voglio proprio vedere quanto rumore c'è. Per fare feste di compleanno. Thank you.
correre lento proprio per non far sì che il vento rovini l'audio. Siamo all'altezza di Ponte Palermo, abbiamo appena superato.
questa volta faccio la ciclabile dietro il Lido e dietro il campo sportivo Druso. Non so se è comunale, penso di sì. Alla mia destra c'è sempre il fiume Isarco, in sostanza. Fino adesso ho fatto 39 km, mi segna un'altezza dal livello del mare di 227 metri, bellissima colonia felina sotto il ponte. Picciolini difficile, no?
Giro con le passerelle che mi portano al museo, che è il museo di Bolzano, dove il bolzanino medio entra poco convinto ed esce perplesso. Adesso ci rimettiamo questo è l'ex ospedale vecchio, ora praticamente la sede della Libera Università. Thank you.
cani, c'è Piazza Duomo, appunto che è Piazza d'Arte, Piazza Parrocchi dietro e Piazza Duomo. Piazza Malta, dice Walter von der Vogelweide. Adesso mi metto in via dell'Arena. Sono arrivato a casa, 2 ore 23 minuti e 8 41 chilometri.